Ragazzi, ho pensato di riprendermi, mi sto preparando il pranzo a volo e vi voglio far vedere. Ho detto, ma sì, lo riprendo perché è una cosa semplice e veloce e molto fresca per l'estate. Ho preparato i pomodorini, poi ho preparato questi qua, i peperoncini verdi, questi peperoncini verdi, quelli là dolci, insomma, che poi potete metterci quello che volete, è molto molto versatile questa, diciamo, insalatona. Poi ci ho messo la feta, quindi la feta è un formaggio che ve lo straconsiglio, è molto molto proteico ed è abbastanza light come formaggio, però è un po' salato, quindi mantenetevi bassi col sale. Poi ho preparato l'olive nere in questo caso. Qua ho fatto il couscous, che ho preparato con metodo tradizionale, insomma, che penso che chiunque sappia fare, semplicemente versandoci l'acqua calda sopra, e l'ho messo in frigo per raffreddarlo con un po' di erbe aromatiche. In questo caso ho messo erba cipollina, origano e pepe, e così si è tutto sgranato. Il sale non lo metto, appunto, perché oppure ne metto pochissimo perché la feta, come vi ho detto, è salata. Adesso vado ad unire il tutto. Origano, poi dipende dai vostri gusti, ognuno ci mette quello che piace. È buonissima, è super leggera e fresca, la potete fare anche con la quinoa se sentite dei gridini, e mia sorella che gioca col cane, non sto morendo. La potete fare con la quinoa, con la pasta, con il riso, con quel che volete, è buonissima veramente. Ultimo tocco, se vi piace, io ci metto anche qualche filetto di alice. Queste qua sono buonissime, in olio extravergine d'oliva, e sono anche piccanti, le adoro. E a me piacciono molto, ovviamente se non vi piacciono non le mettete. Ed ecco qua, ho aggiunto anche un filo d'olio a crudo ed è buonissimo questo piatto, io ve lo straconsiglio, la mia postazione shabby chic. Spero tanto che vi sia piaciuto, mi raccomando lasciatemi un bel like e vi mando un bacio grande. Ciao ciao! Che vuoi tu? Vuoi pure tu il couscous? Volevo ricordare ai nostri amici di vedere anche la ricetta dolce con il couscous. Abbiamo fatto un tortino dolce con il couscous buonissimo, è vero, al cioccolato. Andatelo a vedere. Ciao! Bau bau!